Desiderio, cioè, lo tanti puoi quasi fare. Auguri. Io comunque ho un po' di mal di mare. Ah, mi ha insegnato molto questo compleanno. Comunque sappiate che è il mio compleanno. Benvenuti nel mio posto felice. Ciao! Ciao! Mi sveglio mattutino. No, allora sono le 10. Vabbè. Ciao Jimmy, portami al mare! Ecco, lo volevi? Sì! Guarda come stiamo bene insieme! Dopo aver passato la mattinata al mare e tra parentesi abbiamo fatto comunella con Liqui, vuoi dirlo Jimmy? Cioè, vogliamo parlarne. Lui a quanto pare viene qua e poi si è messo a parlare con noi. Abbiamo passato io la mattinata visto, con Liqui. Mi è crollato il mondo addosso, cioè in senso positivo, ho detto non è possibile, ma cos'è sta roba? Ora pranzo al volo con pizza. Wow! Che non la mangi una pizza così piccola. Passeggiando. Ah, passeggiando no, ci dobbiamo fermare un attimo però. Siamo venuti a prendere una delle priorità. Che è un numero a caso. Sì, no, tre a caso. Siamo tornati a Porto Venere per la cena del mio compleanno! Facciamo la mezzanotte insieme, ma prima andiamo a cena. E guarda, siamo vestiti. Ehi! Come sempre abbinati. Casuale. Sì. In. Ma. Palette. Prima ho detto in paillette. Cioè, le paillette, grazie. Jimmy si confonde, vede le cose e si confonde. Se un pochino mi conoscete, saprete che il giorno del mio compleanno io lo devo far sapere a tutti. Ma soprattutto Jimmy è un povero santo perché io... La devo sopportare da una settimana prima, se non 10 giorni prima. Non solo, se arriva giù il mio compleanno e io sono un disco rotto. Praticamente il mio compleanno. In loop tutto il giorno. Basta, non mi vedete più. Comunque sappiate che è il mio compleanno. Al buio. Volevo farvi vedere la luna, ma non ci riesco. Non ho gli strumenti adatti, però sapete che è bellissimo. È la luna del mio compleanno. Scusa, è le 9, avrei fame. È la luna del mio compleanno. Io sono nata sotto la luna ma piena. Ma non hai fame. Me ne frega niente, c'è la luna. Ma andiamo a festeggiare il tuo compleanno. Dai, andiamo, ma no. Favignana vibes, si prevede una serata molto divertente. Oddio. Vai, sì, hai fatto l'assaggio. Cioè, io vi giuro, solo l'assaggio. Vabbè. Non c'ho più l'età, non c'ho l'età. Se non mi arrivi a bene serata. No. Come si mangia? Bello sta pesto. Niente, la serata è finita così. Cena di questa sera buonissima, ma questa più buona. Che fai, non la mangi un'altra pizza? Guarda, è meraviglia. Oh, guarda come la fila. Ora, questa non è per esprimere un desiderio, ma è solo per... Beh, è quasi il mio compleanno. È quasi, non è il tuo compleanno, però è solo per soddisfazione. 3, 2. Quindi cosa faccio? Non esprimo un desiderio? Tanti auguri. No, non puoi esprimere il desiderio. Cioè, tanti lo puoi fare. Quasi auguri. Vai. Ok. 3, 2, 1. Tanti quasi auguri. E niente, i pensieri volano, i desideri non esistono. E tra un'ora. Tutto rimandato tra un'ora. Torta. Ma c'è la crema! Torta di mele
No, vabbè. Sì, ma la candelina si toglie. Madonna, ti devo di tutto. Ecco, olè, anche la forchetta era buona. Senti le campane che festeggiano. Scandisco a mezzanotte per il compleanno della fascia. Questo? Ma è bellissimo. Wow. Grazie. Oggi è il mio compleanno. Oh, auguri. Grazie. Quindi il cavo rimane lì, un po' di cavo rimane lì. Il cavo rimane lì. Amore, grazie! Il mio pirata! Oddio, che bellezza! Wow! Sì! Poi tocca a te, eh? Volessi guidare? No. Facevo mio compleanno, mi faccio guidare, scusa, eh. Oddio, che bello. Wow. Noi ce la siamo fatta tutta a piedi. Ora è un po' più comoda, eh. Un giorno lassù, oggi qui giù. Siamo arrivati alle rosse. Rosse per la particolarità del colore delle rocce. Guardate, pazzesco, sempre vista dall'alto, e non sono accessibili se non dal mare, quindi è l'unico modo per arrivarci. Fine settembre e siamo riusciti anche a fare il bagno, più bagni, un po' freddo, però ci sta, bellissimo, bellissimo. Fantastica idea di Jimmy. Io comunque ho un po' di mal di mare. Un po' matto. Vabbè, esiste. Poi dopo lo monti, fai la post. Vado, vai. Buongiorno, il mio compleanno è finito. Oggi è sabato e allora ieri sera, dopo che siamo tornati a casa, ci siamo veramente addormentati subito, è stato devastante come giornata, e poi siamo andati a festeggiare con i nostri amici della Toscana a Viareggio. Abbiamo mangiato una carbonara di pesce, era strepitosa. E basta, oggi siamo l'ultimo giorno a Porto Venere, volevamo fare l'ultimo giorno di mare, un po' di relax, l'ultimo sole, però il tempo non è stato molto clemente. Adesso vediamo se riesco a fare l'ultimo bagno, ma è freddo, però vabbè, un po' di goliardia ci sta. Fai l'ultimo inzuppo, fai un inzuppo. L'inzuppi, fa la pipì. No. Ah, mi ha insegnato molto questo compleanno, perché mi ha insegnato che devo un po' più imparare a godermi la vita, perché non lo so, mi sembra che quando si tratta magari di trattare bene gli altri sono sempre la prima, però quando si tratta di fare delle cose per me, spendere dei soldi per me, sono sempre un pochino restia, come se non mi sentissi meritevole, ecco. E è una cosa che ho sempre avuto. Una volta vi raccontai che mi avevano regalato un bagnoschiuma di Gucci e io non l'ho mai usato. Non l'ho mai usato perché non lo sentivo troppo per me, no? E quindi non mi credevo quasi meritevole di dover usare questa parola di bagnoschiuma. Quindi, vabbè. E infatti poi è scaduto. mi insegna tantissimo questa cosa insieme a insieme a ieri, perché appena Jimmy ha detto via, andiamo in gommone, io no, sei in puntata, abbiamo litigato, e poi alla fine aveva ragione. Sì, abbiamo discusso. Abbiamo litigato. Non ti si vede, allora o entri o stai fuori, si vede mezzo corpo, dai, su. E alla fine ha detto no, via, bisogna
bisogna celebrarti per bene, allora alla fine ho accettato. Che sembra strano perché il giorno del mio compleanno sono quella che va in giro a dire: è il mio compleanno, festeggiatemi, però... Non fatemi niente. Però non fatemi niente. Vabbè, insomma, imparare a godersi di più la vita, ecco. Che non è soltanto cose materiali, ovviamente, però è innegabile dire che fanno parte anche quelle della vita. Basta. E dal mio scoglio è tutto, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Ci vediamo al prossimo anno per Silviembre 2022. Spero che non siate troppo esasperati da questo compleanno, però... Come lo è stato lui. Però... Ieri sera sono arrivata a mezzanotte e ti faccio finito. Ma dovevi fare la chiusura. Lo so, ma non ce la faccio, io parlo, su 4 minuti che parla Raffica. Basta, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Saluta? E fai, tu non saluti? Ciao Nini! Ciao Nini! Sei brava a stare a galla. No, ma non è sembrato neanche a me, ora appena trovo... Fragile. No, voglia.